senza via. Te canta sta canzoncella dolce, ma stai dormendo, non ti si scetata. Sta fana stelli nuove carabi e nurica ma sta mandulinata. Siete toi bella mia, no chiù dormì. Questa è la città dove sono nata. Mi chiamo Anna Zaccheo. Ogni giorno mi sveglio con la stessa speranza. Lo troverò oggi un marito che fa per me? Non penso che a questo. Bello sciore, bello sciore, maggio tra si apri l'amore, chi sta dentro e chi sta fuori, chi sta sempre attorno a me, chi va fresca, chi va giglia, chi me lassa, chi me piglia, chi guarda Anna sti giunghiglia, va tu Anna chissà che. Tu dai una bella rosa, da mietti in dei capilli. E quella sarebbe la bella rosa? Ma che c'entra? Questa è una figurazione. Cala, voglio, cala! Ma tu, sempre sto palazzo stai pittando. Più niente ti ricordo. Che mi devo ricordare? Un bacio quando eravamo guagliuni. Magari, cala, voglio, cala! Pupunia, sei pronta? Subito. Mio fratello più piccolo fa il garzone di barbiere. Ormai sono già 2 anni e con la scusa che devi imparare il mestiere continuano a non pagarlo. No, questi guanti non sono i nostri. Mia madre li deve soltanto cucire. Ogni settimana glieli portano da una fabbrica appena tagliati. È un lavoro che fanno molte altre donne nel mio quartiere. Mio fratello Pasquale è un marittimo, ma non ha mai trovato una nave che lo imbarcasse. Però tutte le mattine si pulisce le scarpe, così ha l'impressione di andare a lavorare. Mio padre invece fa il conduttore della funicolare. Da quando lo ricordo, ogni mattina avvolge la colazione sempre con la stessa tela cerata. Ma che esci, gioca me sta schedina del Totocalcio. Non la perdere, sa, sono milioni. Nene, a me invece mi giochi all'otto. All'otto, hai capito? 37, 50 e 22. 22, sai che? A carrozza. Qua carrozza, papà. Qua i soldi si guadagnano solo lavorando. E voi non mi ci volete mannà. Nanni, ma tu non sei fatta per lavorare. Dai retta a papà e vedrai che un giorno o l'altro la carrozza arriva e col principe dentro. Senti, sì. Ti sei arrivato? Qui, viene proprio da questa parte. Che è una carretta che non posso andare? Ci desse. Altro che carrozzo, principe! O tenimmo qua! E allora i guanti non ne faccio più, me la cazzo! Eccolo, don Antonio. Quanti mazzi di fiori mi ha mandato finora? Ormai non si contano più. Don Antonio è padrone di 4 o 5 negozi. E ha pure l'automobile. Nanni, devo pattinare! Buongiorno, fino a me. Francesco? Buongiorno, comandante, non andò. Dov'è il mio autista? Sto caro, non andò. Ma quante volte ti devo dire che tu non fai più il pescivendolo? Sei il mio autista. Buongiorno. Papà mia, ma che fa? Oh. Andiamo, ti accompagno al negozio, che io devo andare al mercato. Antipatica. Non andò, pulito un caffè. No, ti devo andare a partire, c'ho un
ecco belli brioche, ma no, a catta la pizza, signorina. Signori, fresco fresco, pigliatevi un bello, lavo pure ci volte, signori, camera, 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 pigliatevi, signori. Passione, disperazione via, i cuocci a cattarita, o li presi quanto cazzo. A buon mese, voi mi mandate in fallimento, signori, 60 lire. 50. No, allora dite che lo volete gratissimo. Non ci vengo più da voi, cambio banco. No, questo torso non me lo dovete fare, facciamo 50. Sono le donne che portano il lutto nelle famiglie. Io apposta sono rimasto sidella, signori. Vi occorre niente, Marino? Il sapone Bella è l'unico prodotto che leva qualunque macchia, qualunque sporcizia. Vedete il mio segretario che è nato patente. Mostrate a questi signori come il sapone Bella fa dei miracoli. Bravo! Ed ecco una delle nostre più belle clienti. Facciamo un patto, signorina. Noi vi regaliamo un pezzo di sapone Bella e voi in cambio vi portate il nostro pallone a casa. Ma questa è un'ingiustizia. Scusate, ma voi che siete? Forse la regina dai tu? Io? Ma questo pulita a me? Ma questa è una schifezza. Un momento, signori. La reclama è l'anima del commercio. Siamo nel nostro diritto. Se la signorina accetta, l'affare è fatto. Eh sì. Vedete, tanti auguri, signorina. Grazie. Andate, andate. E fate passeggiare il pallone fino a casa. Mi raccomando, fino a casa, Ma la gente guarda este, non il pallone. Sì, la guarda. Ma perché usa il sapone Bello? Sono un ladro. Un ladro? Sì. Mamma mia. Un ladro. E addossato. Eccolo là, arrestatelo. Ma che ladro è il ladro? Battendo. Quanti uomini. Avrei solo da scegliere. Ma quale vorrei per marito? Ci sarebbe anche questo, ma non si avvicina. Attenzione! O cacciatore! La salarazia del dottor Matidore! E mi risci! O vostro malvadiscia! Non è più pazza, a notte non può male con la madarazza, la mulette che la mazza. Ma che bella cosa, è vino liscio, un corpo non male ma liscio, siccome non ti va così la liscia. Attenzione, o battaglione. Il giorno dopo era domenica, andai al mare con Caterina, la mia unica amica. Quella spiaggia era un luogo appartato, dove non arrivava mai nessuno. Catarì, io ci provo. Proprio come t'ha fatta mamma. Dice che è bellissimo. Tutta un'altra cosa. Lo sai che le signore straniere ci vengono apposta a Capri dall'estero per far suo bagno così? Tu mi fai a guardia e poi io la faccio a te, eh? Va bene? Che cosa? Io faccio solo la guardia. Le gambe mie è meglio che non le vede nessuno. Mi vergogno. Ma chi ti vede? Ma fa impressione pure a me di vederle. Ah, oh, come sei esagerata. Tu ti credi sempre più brutta che le che si. Catarì, che ti sei incantata? Nanni, così bella come sei tu, mi sarei sposata un re. E che me ne faccio d'un re? Io le ho provate tutte. Ho fatto persino la novena a San Pasquale. Nove sere, in coppa un balcone. San Pasquale bailò, protettore delle donne. E mandatemi un marito, bianco, rosso e colorito, come a voi tale e quale. Oh, glorioso San Pasquale. Niente. Si vede che ti è mancata la fede. Io mi deve essere scordato qualche giaculatorio. Ma un rimedio l'ho trovato però, Se la novena non gli è bastata, gli faccio un voto a San Pasquale. San Pasquale, se mi trovate un marito, mi vesto come a voi. Tana e cordone. Se trovi un marito poi da San Pasquale ti ci devi vestire sul serio. Ehi!
Vieni va! Prego. Grazie, ma adesso voltatevi. Prego. Prego, prego. Non mi ha riconosciuto? Marco, mi conoscerà? Sì. Sì e no. Marina, voi siete tanto simpatico, ma noi non ci possiamo fidare. Fate qualche altro passo. Metti scuola e sparisce. Già me l'ha fatto un'altra volta. Così ho conosciuto Andrea. Ma stavolta non era sparito. Non mi sono ancora presentato. Permettono? Grazie Andrea, ai loro comandi. Piacere, Zaccheo Anna. Piacere. Papito Caterina. Posso accompagnarla? E perché no, Alia? Prego. Io sono di Ancona. Nel nord. Prego. Oh, è sempre questo prego. Voi dovete essere molto religioso. Ma io veramente? Eh già, loro nel nord sono un po' più, come si dice, spensierati. Lo sa, signorina? Tavola. Io la sto seguendo da una settimana. Davvero? Sì. Non me l'era accorta. Posso anche dirle che vestiti si è messa quando era allegra e quando era triste, magari perché aveva litigato col fidanzato, vero? Io non tengo nessun fidanzato. Ah, meno male. Opla! Anna! Come sei pazzo? Beh, così da questa parte vede meno questo affare. Com'è cresciuto? Voi volete guardare in tuo specchietto? Non si vergogna a farsi vedere con uno conciato così? Ecco, vede, si vergogna, lo sapevo. Senta, guardi. Però un'ora fa ero così, eh. Ma una fotografia in borghese, non l'avete? Quindi Visa ci si nasce. Vedi, che c'è giù? Dico promotori. Certo che è un problema. Che cosa? È uno che viene a spasso con lei dovrebbe fare a botte ogni minuto. La guardano tutti. E che è colpa mia? No. No, però se io fossi lei, mi vestirei in un altro modo. È tardi, devo tornare a casa. Devo andare. Ma come, adesso che ho trovato il coraggio se ne vuole andare? Ci vediamo al mercato, domani. No, domani no. Se te ne vai, ti scordi di me. Mangiamo insieme. Ma che siete pazzo? Non sto bene. Dipende con chi si va. Già, ma che dico a casa? Bugie non ne inventi mai. Io mai. Bene, inventi una per far piacere a me. Dici che sei rimasta fuori con la tua amica. Caterina? Oh, Gesù! Caterina, dove sta? Vuoi vedere che è successo qualche cosa? Quella ha capito. E che ha capito? Che era di troppo. Beh, io senza Caterina con te non ci vengo. Ui, ui. Se non mangi anche tu, io smetto. Io non vado a pranzo fuori col primo venuto. Ormai stai qui, sei già compromessa, ti conviene mangiare. Ah, prima mi hai costretta a venire qua. E mo pensi male di me, me ne vado. No, aspetta. Bella gratitudine. Certo. Io sono una stupida, non dovevo venire. E perché? Dice che i marinai hanno una donna in ogni porto. Queste cose te le dicono per farti arruolare. Non è vero niente.
Ah, grazie vostra, signorina. Sempre agli ordini. Grazie, so. 200 lire al posteggiatore. Sei proprio un marinaio. A casa mia mi hanno abituato male. Sono figlio unico, privilegiato. Ogni mese mio padre mi manda un assegno. Non so nemmeno come spenderlo. Spendi e spendi, oh, non finiscono mai. Allora a casa tua sono ricchi. Non c'è male, abbiamo un qualche pezzo di terra. Ma allora perché fai il marinaio? Beh, il marinaio gira il mondo. E poi... E poi io giro per cercarmi una moglie. Chissà quante belle ragazze ci stanno al paese tuo. È difficile trovare una ragazza onesta. Questo è il fatto. Le ragazze d'oggi sono troppo libere. È meglio che me ne vada a casa mia, che se resto qua dici che sono troppo libera. Arrivederci. No, aspetta, cameriere, il conto. T'accompagno a casa, aspetta. Tanto è inutile. Io devo tornare a casa per forza. E perché? Mio padre dà una festicciuola, non posso mancare. Beh, ci vengo pure io. Che sei pazzo? Ci saranno tutti i colleghi di mio padre, gente di riguardo. Peccato. Potevamo andare al teatro insieme? No, ho detto di no. Oh, aspetta. Tu sei tutta la vita mia. Tu non sai quanto ha sofferto per te. Ma t'ha sempre voluto bene. T'ha portato sempre in tuo cuore. Gennaro, non parla così. Tu sai che io non so degni te. Ma so perduta. E mo va te ne casi vene Pascalina. È capace di accidere a tutte e due. A tutte e due. Ma io te voglio, Maria. Te voglio. E non te posso perdere, no. Non te posso perdere. Ma falla per amore, non ti piace? Non basta vita mia ancora. Che cosa? Guarda. Io t'ha già avuta la sta. E che lo povero papà mio sta. Non mi riesce. E non ma senza cosa. Leggi. Io volessi la faccia a fare. Stavo nella Pasquale, ma appena t'ho cercato a carica fatta. Ma ne va. Cucci stiamo parlando. Con nessuno. Non dice la bucina perché t'ha già visto. Tu stiamo parlando con Gennarina, l'antica innamorata tua, eh? Non ne avevo! Ma quante volte ti ha dice che tu appartieni a me? No. Solamente a me appartieni! Ma madonna mia, sto stanca chiacchiera, non me la picchio, ma sto perduta. Con te, a teatro non si può andare, non stai mai fermo. Le sedie sono dure. E andiamo. Cambiamo posto, va, andiamo. No, no, io sto bene qua. Sì, ma... Baronà, e batti. A sedere, a sedere. Sì. Momento, momento. Hai visto? E guarda. Sì, papà mio, non stessa in galera, stessa qua. Tu non mi tratta sta così. Ma non mi fai ridere a te, stupata tu. Ma io ero da molto. Tu sai che volontà mia comanda soltanto io. E tu io fai quella che dici, perché sennò sì, ho pensato a te, no. Saprei, E tuo? E l'altro? Oddio, si è perso. Domani te ne porto un paio nuovo al mercato. Mia madre tiene una piccola industria di guanti. Come? Allora... Tu pure sei ricca. Non c'è male. Ho un fratello che studia e... un altro che tiene un negozio di barbiere. Io me ne vado. Non sei fatta per me. Preferisco una ragazza povera. Vai, vai. Ui, Marra, deciditi se vuoi andare, vattene. Che scostumato. Ehi, va bene. Ho capito. Andiamo presto, cambiamo posto se non litigo. Ah, meno male. E se me ne andavo davvero? Beh. Allora un po' ti sono simpatica. E chi l'ha detto? Mari, figlia
che mi ha perso. Sono io, sono papà tu. Papà! Sì! Papà mio! Io sono tornata a vendicare l'onore tuo. Sei mai stata fidanzata? Io sono difficile di gusto. Anche io. Sono proprio contento di vederti. E mo, mio signore, facciamo quattro chiacchiere tutte e due. Ha già sparata pall'aria per vedere t'impallidina anza morta e pacchesina carogna. Pascalesco, che ne fate l'onore da figlia mia? Tu ridi. Ma che ne volete a me? Che l'è statessa? Io non l'aggio mai pensato. Pascalesco, tu sei una carogna e moia morì. Si prima già sparata per l'aria, mo t'accino con mall'ultima l'ombra. Sì, sì, arrestata, non m'importa. Stavolta vago contenta in galera, perché ha già vendicato il mio onore e perché ha già lavata un serpente velenoso a coppa munna. Iamma, brigadino, iamma. E fu così che questo grande amore trovò la conclusione più perfetta. Gennaro si sposò la sua Marietta, camparono felici a core a core. Opat, quando uscì dalla galera, prima del tempo, ma condotta buona, dopo tanto soffrire e commozione, tornò a da figlia soia, contenta e allegra. Arena, è permesso? Abbiamo visto uno sposalizio. Porta bene. Che schifezza, era meglio che diamo un cinematografo. Ma a te non ti piace mai niente. Certo che il padre era proprio commovente. Ma non faccio fedente te ne sto Pascale esposito. Io la ho riaccisa che in mano me. Tuo padre fa come quello là, spara. Mio padre è un bravo uomo, è pure troppo buono. Beh, dobbiamo correre, se non rientro per le 9 mi mettono in prigione per tutto il mese. Non ricominciamo, Io vado a casa. Accompagnami su, siamo stati insieme così poco. No, è tardi pure per me. Piano, va piano. E svelta, su, che faccio tardi. Aspetta, aspetta, scarpa, mi fai cadere. Magari, così ti prendo in braccio. Come sei tu. Ma che vuoi? Su, che fai tardi. Certo. Che sei proprio bella. Bucciardo. Ci vieni domani al mercato? Domani? No, domani no. E perché? Corriamo, su, corriamo. Oh, mamma mia, vai piano! Dimmi se domani ci vieni al mercato. Te lo dico dopo. Corri! A scarpa! Hai visto? Ah. Mi è caduta a scarpa. Quando vado al mare, mi vesto male. Se no la roba buona si asciuga. Ti devo dire. Ti devo dire una cosa. Io sono un poveraccio, sai, che ti credi? Ti ho detto un sacco di bugie. Mio padre la terra ce l'ha. Sì, ma è di un altro. Lui la lavora e basta. E mio padre fa il tranviere, alla funicolare. Noi siamo 6 figli, io sono il quarto. Non potevo restare a casa a pesare sulla famiglia e così mi sono arruolato. Beh,
Mia madre i guanti li cuce lei. 200 paia alla settimana. Ah. Su, corri che fai tardi. Aspetta, fermiamoci un momento. No, qui no. Perché? È troppo scuro. Ti devo parlare, Anna. Domani, al mercato, non ci vediamo domani. No. Stasera, Anna. Ma fai tardi. No. Anna. Fra 4 mesi vado in congedo. Tu non hai né arte né parte. Sei un marinaio. Non è vero. Un mestiere ce l'ho. Faccio il meccanico. Da marinaio a meccanico. Tu ci ridi, ma il meccanico può essere un buon mestiere. Posso mettermi per conto mio, lo sai. In questi 5 anni ho già messo da parte un po' di soldi. Ho risparmiato. Non ci credi? Perché mi dici queste cose? Perché io faccio sul serio. È tardi. Che importa? Tanto ormai in prigione ci vado lo stesso. No, in prigione non ci devi andare. Corri, corri. Qui a Napoli con le donne non c'è niente da fare. È perché tu ti stressi. È vero che sulla nave avete pure il cinema? Sì, teniamo la mazza, altro che un cinema. Senti. Domattina parto, vado lontano. Ah, e me lo dici adesso? Se te lo dicevo prima, tu non ci stavi. Ma torno, Anna. Tra 4 mesi vado in congedo. Non ci credo. Ma io ti voglio già bene, Anna. Ti piacciono i bambini? Sì. Mi scrivi? E tu mi rispondi? Vedrai che marito che sarò, a casa sarai tu la padrona. Io torno e ti racconto tutto quello che ho fatto. Da noi non è come qui a Napoli. Le donne le portiamo così. No, no, l'uomo deve essere uomo. Ha da comandare. Va bene, comanderò. Ma tu, mi aspetti. Guarda, stanno chiudendo. Dimmi se mi vuoi bene. Vai, vai. Minuto solo. Va bene. Uè, gratis, ci sta la poco pure per me. Uè, 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 uè. E basta. E che stiamo a fare qui? Invece per la sentinella ci fa reggere il mungolo questo. Andiamo a belli, vieni da questa parte. Non te ne andare. Torno presto, magari scappo. Sono geloso, Anna. No. Tieni, te lo do per ricordo. Ma ti mettono in prigione. Meglio, così ho più tempo per pensare a te. Io è come se ti avessi già sposata. Anch'io. Ci siamo sposati in un giorno. Ma sono innamorata. Oh Gesù, è loro. E ti tengo coraggio di parlare. Papà aspetta un principe, mamma Don Antonio Grussista. Uè,
Io ti dico tutto, ma tu fatti i fatti tuoi, eh? E che faccio, una spiona io? Guarda, Catarì. Non tengo niente. Ah. Secondo mamma, chi mi vuole sposare mi deve prendere come mi vede. Dice che la dote la porto in natura. Sì. Io invece, sai che fa? Che fai? Mi cerco lavoro. Guadagno. E la dote me la preparo da me. Ho bisogno di tante cose. Almeno due cambi di lenzuolo, due camicie da notte. Catarì, mi piace essere parure. E invece tengo tutto fuori moda. Pure mutandine. Lo dici a me? Ho fatto i conti. Con 4 mesi di lavoro mi compro tutto il necessario. E ti pare facile trovare un lavoro? A me mi pigliano, vedrai. Sì. Mo però ha già fa una battaglia. Papà! Eh? Voglio lavorare! Quella Anna vuole lavorare! Ma che si è caduto l'oletto? Ma va a fare spese, va! Ma io non capisco! Che le femmine lavorano! Io e i mascoli stanno a casa, ieri ho camminato 24 ore su 24. Io capisco che il lavoro lo cerca Caterina. Io? Che faticherà per trovare marito. Ma perché? Ma tu, figlia mia! Io voglio lavorare! E noi non vorremmo, va bene? Ma quello che dice tua madre? No! Sì! No! Sì! Ma le proteste dei miei genitori non servirono a niente. Lavorate, lavorate, avanti, via, via! Siete venuto per l'annuncio? Sì. Ah. Bene, volete saperlo? Siete bella, siete troppo bella. Ma non mi servite, non mi servite proprio. E il fatto è che a voi, in un negozio, vi si vede troppo. Vi svalorizzate la merce. Ma fuori ci sta scritto cercasi commessa bella presenza. Bella, sì, ma non bellissima. Ma voi state scherzando. Voglio, io quando voglio gratta capi, sa. Ecco, vedete, guardate. Se voi venite qui dentro, o mi si fermi il lavoro, o sono costretto a prendere tutto personale femminile. Le casse pesano, eh? Pesano. Sì. Vedete, guardateli. Figlia mia, voi siete anormale. Ha ragione, anormale assai. Ma se ne va. Dove andate? Dove andate? Al lavoro, su! È permesso? Sono venuta per quel posto da mascherina. Ah, sì, avanti, entrate. Un minuto e sono da voi. Ah, accomodate. Voi siete già pratica? No. E che facevate prima? Stavo in casa. Povera figlia. Ma voi sapete che cosa deve fare una mascherina? Beh, deve cercare il posto per quelli che vengono al cinema. Sì, ma la maschera è un mestiere delicato. Bisogna essere educati, precisi e soprattutto riservati. Oh, questo è lo strumento di lavoro della mascherina, lo conoscete? Sì. Adesso vi faccio vedere come si adopera, eh? Venite con me. Allora, m'assumete, io m'accontento di poco. Adesso vediamo. Prego, venite. Uè, chiudi la cupola. Oh, la maschera sta qua, sotto la porta, eh? Come vi chiamate? Zaccheo Anna. Anna, brava. Dunque, il cliente arriva e voi gli chiedete quanti posti. Però con gentilezza, con cortesia, mi raccomando, perché se no niente mancia, eh? Ecco, da questa parte. Seguitemi. Adesso a voi, tenete, eh? E fate finta che io sia un cliente. No, in faccia no. Il percorso, illuminate il percorso. Ecco, qua. No, è troppo lontano. Io sono un poco miope. Più avanti. Un poco più avanti. Qua va bene, mo, eh? Non c'è male. Però dovete ancora imparare a maneggiare la luce. Si fa presto a disturbare tutto uno spettacolo. Che
fate? Lasciate! Aspetta un momento. Aspetta. Caffone! E che te mangiava? No, non era il giorno del mio matrimonio. Andrea era sempre lontano e dopo tante ricerche non avevo trovato di meglio che questo lavoro. Dottor, io sono pronto. Ui, e che guarda fa? Quella non è roba per te. Esce, cammina. Ti chiami Nicolino, vero? Sì, Nicolino Abbratazzato. Quanti anni tieni? 19, 5 mesi e 27 giorni. Io 23. Beh, solo 4 di più. Ma 23 anni per una donna sono tanti. Signorina Zaccheo? Sì. Devo darle la sua paga. Grazie. Hai sviluppato il materiale di questa mattina? Sì, signore. Venga. Allora si sta abituando? Sì, ma... Ma che cosa? Buon pranzo, dottore. Avanti, dica. Ecco, io ho accettato questo lavoro perché voi mi avete detto che era serio. Ma perché non è così? Se devo dire la verità, no. Il fotografo, quell'anziano, dice un sacco di male parole. Cerca pure di toccarmi e tiene la fede al dito. Ma perché? A un uomo sposato non può piacere un'altra donna? Lei è molto giovane. Vede, signorina, la gente mediocre sa dappertutto. Lei deve impararlo. L'ho imparato. E allora deve imparare a sopportarla. Entri, entri. Difatti come questi gliene capiteranno tanti nella vita. Gli uomini sono volgari. Lo so. Allora si difenda, magari con qualche schiaffone. Creda a me, bisogna prendere il mondo così com'è. Anch'io ho qualcuno che mi comanda eppure non mi lamento. L'importante è lavorare onestamente e guadagnare bene. Col denaro si ottiene tutto, ce ne vuole tanto, vero? Sì. Che cosa mangia? Roba di casa. Piacerebbe anche a me. Ma, tenga. Grazie. È il suo primo guadagno, vero? Lo spenda bene. Arrivederla. Arrivederci. Quando vidi quella stanza matrimoniale in vetrina, ripensai ad Andrea e mi venne un'idea. Quella di farle una sorpresa. Penso a te giorno e notte, tu per sempre, Andrea. Ma insomma, siete fidanzati o no? Beh, fidanzati. Proprio fidanzati, no. In da sta casa, no maranara, non c'ha da tra sé. Niente, niente, fosse un nobile. Papà, fammo piacere. Quando mai i marinai semplici possono essere nobili? Ecco, sapete che sei ignorante. Sì. Il duca degli Abruzzi come cominciò? Come marinaio. Così in barra e dopo 2 anni li fanno ammiraglio. Mimica, stai dicendo? Di che paese è sto maranara? Ancona. Ui, un settentrionale. Allora qualche soldo deve tenerlo. Papà, qua a nord, sud, ci morimmo tutte le fame. Non dico il marinaio, ma se mi piacesse uno buono guaglione, ma povero, non me lo potrei sposare. Eh già, a così gli ha già tirati 10 anni di funicolare. E io a fare i guanti. E io ha già scoperto tutta Napoli. E io a 30 anni non posso accattare manco un pacchetto di sigarette. Permettete, contessa? Mettetevi in posa. Scumigliatevi ancora di più. Ecco. Scusate se vi tocco, principessa. Così la faccina. Ecco. Uè, ma la faccia abbiamo detto di no. Serve per completare la posa. Solo il coscio, solo il coscio. Ferma così. Ah, una meraviglia. Bene. Ferma. Copritevi. Oh, e adesso ne vorrei una... Così! Come sarebbe così? Con le gambe scoperte, alla vaiana! Ah, ma sempre che coscia fuori, però! Sì, ma con le calze orioni in mano! Va bene, con orioni in mano, orioni in mano, come vedete! Ma questa è tutta intera! Allora pure a voi ve l'hanno fatta tutta intera! Oh, la facciamo subito, senza chiamare anche il dottore Illuminato! Ah, sì, sì, questa è semplice, ce la facciamo tra di noi in famiglia! Oh, commentato, fate vedere alla signorina come volete la posa!
Mascalzone, vi dovreste vergognare. Che voce, che passione. Ma mettetevi in posa per la prossima. Dammi sta lasta, te vieni a caro, vai, senti. Io l'ho detto, questa è scema. Ti conviene uscire. Qui si lavora, non si scherza. Signori, voi mi fate perdere un milione a dir poco. Ma quelle si vergogna. Statta zitto tu. Uscite. No. Ah, no. E allora chiamo il principale. Signori, ma perché volete perdere il posto? Non me ne importa. Dottore. Signorina, sono illuminato, apra, non faccia la bambina. Che succede? Domandatela a loro. M'hanno fotografata tutta intera, con l'inganno. Io non ho tempo da perdere con i capricci delle vostre impiegate. Lei mi dà le ordinazioni, ma chi decide qua dentro sono io solo. Allora considerate chiuso ogni nostro rapporto. E va bene, chiuso. Arrivederci. Arrivederci. Ma guardano poco che avevo accesso. Non vi preoccupate, la lastra la tengo io. Mi dispiace. Per colpa mia perdete un cliente importante. Tengasi, pettini. Io ho bisogno di lei, Anna. Questa agenzia è ancora giovane, ma se il mio piano riesce, diventerà una grande agenzia. Come quelle americane, capisce? Tutto moderno. Pittori, decorazioni eleganti. Faremo grandi cose insieme e guadagneremo bene. Io, ma anche lei. Lei è una mia scoperta, non mi abbandoni. Certi tipi non si sopportano. Gli uomini sono volgari. Gliel'ho già detto, una ragazza la giudicano a peso. E se il conto torna, perdono la testa. Anch'io se mi metto a guardarla troppo. Voi con me siete sempre gentile. Gentile? Se devo dire la verità, quando l'ho assunta, prima ancora di sapere se è buona o cattiva, onesta o no, ho visto che è bella. Forse anch'io sono come tutti gli altri. No, voi siete buono. Crede? Sì. Chissà. Lo sa che siamo soli qua dentro? Dunque, ultimamente ho preso un impegno molto importante con una casa di confezioni da spiaggia per tutto l'appalto della sua pubblicità. Dovremmo cominciare adesso, capisce? Per avere pronto tutto il materiale in primavera. I risultati del nostro lavoro inonderanno il mondo. L'America, la Francia, la Germania. La pagherò bene, vedrà. Ci sarà lavoro per un anno. Ci sta? Sì. Ne ero sicuro. Si tratta di fotografie a colori. Le piace? Sì, ma non deve più succedere quello che è capitato oggi. Allora, in poi vi occuperò io di lei. Soltanto io glielo garantisco. La vita di voi ragazze è difficile, lo so. Ma chi ha la vita facile? Io ho fatto mille mestieri e sono sempre andato avanti da solo. Impari, Anna. Si va avanti da soli nella vita. Che cosa ha comprato con la sua prima paga? Niente. Come niente? Non me lo vuol dire? Una camera matrimoniale. Allora è fidanzata? Sì. Andremo fuori Napoli e cominceremo domani o dopodomani le fotografie. Ecco. Questo è un anticipo per il suo prossimo lavoro. Grazie di tutto. Può andare. Arrivederla. Arrivederci. Beva un altro sorso, si riscalderà. Facciamo presto. Nicolino, dalle la palla. Sì, signore. No, non così, Anna. La tenga sulla testa, in alto, con le braccia tese. Tu fai finta di suonare. Sì, signore. Beh? Non ce la faccio, dottore. Così, le grigie. Poi i colori vengono falsati. Canato un po', viene pure a chiovere. Non c'è niente da fare, bisogna rimandare a domani. Anna, si rivesta. Smontate, via. Nicolì, dammi una mano, va. Subito. Nicolì, piglia pure la palla. Ha ancora freddo? No, adesso sto meglio. Bene, prenda un altro sorso. Non si preoccupi, sarà pagata lo stesso anche se oggi non abbiamo lavorato. Grazie. Pronta? Sì. Posso venire davanti? Certo. Che peccato. Avevo portato anche la colazione.
Furia ha già portato il pranzo. È così presto che mi dispiace di andarmene. Mi sta venendo un'idea. Perché non restiamo a mangiare qui? Volentieri. Voi potete andarvene. Va bene, dottore. Allora ci vediamo in ufficio. Sì. Qui. Dico lì. Sì. Anna. Vuole bere ancora? Grazie. Mi gira un po' la testa. Ecco, il pescatore è la persona più felice del mondo. Anche a me qualche volta vi voglia di restare un anno, due, tre anni lontano dalla vita, in mezzo alla natura, col mare sempre davanti. E lei? Io il mare lo vedo da casa mia. È un'altra cosa. Il mare è bello qui perché è selvaggio. È felice lei, Anna? Non so. Io non sono felice. E perché? Ma che cosa pensa lei di me? Voi? Ma voi siete un signore. E poi? Ve l'ho già detto, siete buoni. Capite tutto. Sì. È da ragazzo che non mi sedevo più a mangiare sui prati. In fondo io sono un sentimentale. Sua madre non dirà niente se lei arriva un po' in ritardo. No, sa che sto con voi. Già. Indovini che cosa ho portato da mangiare? Pollo. No, indovini. Una torta. Cosa mi crede un bambino? Guardi. Anch'io pane frittato. Perché li porti così lunghi? Tu non sai quanto, ma non ce l'ho fatta. E chissà se non ho ingannato prima me che te. Credevo di essere diverso. E invece sono stato come gli altri. Come il fotografo, come quello delle calze Orione. Un tempo avevo pensato di divorziare. Ma non ho i soldi che ci vogliono per farlo. Forse sono un vigliacco. Non ho il coraggio di lasciare i miei figli. Ma è giusto che l'amore per me sia finito. Dì, è giusto. Perché non parli? Perché non mi dici quello che merito? Ci vediamo domani. Pigliate. E che volete, sono giovane, è tempo l'ora, che volete?
quella lì, sei tutta bagnata. Vai su, ai mobili ci penso io. Chi è lo scopo? È un giovanotto di primo ordine, guardia marina di carriera. Sì, un settentrionale, persona fina. Ma dove l'ha conosciuto, su settentrionale? Queste cose non ve le fanno mai sapere. Sono giovane, arrivo a casa e è tutto combinato. Oi, scusate. Tanti auguri, allora. Questo matrimonio farà crepare d'invidia tanta gente. Donato, ci vuole filosofia nella vita. Beh. Grazie. E chiedete la posta, buonasera. Ti è piaciuta la commedia? Sono stata brava, eh? Come a te. Fidanzata proprio no. E bastasso, marinaio. Dimmelo poco. Sei tu questa. Che vergogna, che vergogna. Potevi diventare principessa e sei finita prima donna delle calze Orione. Cose da pazzi. Oh, ma insomma, in questa casa noi non siamo niente più con te. Nenni, rispondi, noi stiamo parlando con te. Vabbè. Sposatilla, sto marinara. Almeno facciamo finito con sto piagnisteo. Anzi, sai che facciamo? Facciamo un totocalcio generale. Vieni, vieni giù e riempiamo a schedino tutti insieme. Oh, e che dici? Facciamo vincere l'Ancoritana per amore del marinaio, eh? Ui, va a vedere che sta facendo sta piccioletta. Nanni! Che ha preso la tintura di iodio? Non lo so. Ma... se parli è meglio per te. Possiamo fare qualche cosa. Allora, lo vuoi dire sì o no? Chi è stato? Dillo. Io non voglio fare tragedia. O volesse preso, non faccio. Lascia perdere. Commissario, non facciamo scandali. Come volete. Per me. Allora, ho finito. Che scrivo, signor commissario? Ecco, puoi scrivere, niente. Che lei è maggiorenne. Papà voleva venire pure oggi. Ma è stato meglio che aiuta a fatica. Pure Pappaniello. Però trovi una biglia stasera. No. Caterina. Scusate, signori. Vi posso fare una domanda? Permettete? E com'è che sta qua? Non lo posso vedere. Caterì, fa qualche cosa. Dille che sto male. Che i dottori non vogliono. Va bene. Stai tanto male, vero? Caterina mi aveva spaventato. Hai letto i giornali? Sì, ma non capisco. Non ci capisco niente. Io non ti volevo vedere. Ma che è successo? Perché l'hai fatto? Non posso stare più con te. Io non sono più quella che tu hai conosciuto. Che vuoi dire?
mi volevi bene. Ti volevo bene, ma adesso è cambiato tutto. Quando starai meglio, parliamo con più calma. Uscita! Uscita! Vattene, Andrea, vattene. Ti avevo portato questo. Non è più possibile. Uscita! Forza che si chiude! La nave riparte presto. Buona fortuna. E chi te la sposa più? C'è stata tanta cornuta in coppa a terra. O trovo pure essa. Vogliamo pure, pure l'ultimo. Già. Sena, guardate, sena, impressione, sena. Quattro anni, ma che state, cagugliuto, buono dire, che l'ho fatta nere, 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 come che... Avevo rivenduto i mobili. Col denaro della vendita, per un po' me l'ero cavata. Ma i giorni passavano e il lavoro non ne trovavo. In certi momenti perdevo tutto il coraggio. Però è una bella camera. Sì. Ho fatto progressi. Tengo pure un bagno, eh. Signori, ricordatevi che il mensile già è scaduto, eh. Io non posso aspettare più. Domani vi pago. Ah, beh. Nanni, senti. Don Antonio per cuoco. Mi domanda sempre di te. Ha voluto pure l'indirizzo. Cose vecchie. Io già usaccio quello che è vostro Don Antonio. Se tiene calda, levatelo sto cappone. No, la vuoi una mela? Piglia. Beh, una mela sì. Piglia, piglia. Gesù, e pigliatene un'altra. Non tengo fame, è che la mela è buona. E levatelo sto cappone. No, 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 no. Te sei fidanzata. E lui chi è? Viene, Gennari. Posso? Entrate, trasite. Lo vedi? Perché non lo fai pure tu, muta San Pasquale? Ma come? Tu devi vedere come puoi sciogliere il tuo e poi guai all'altro. Ma vi pare posso camminare con San Pasquale sotto i bracci? La gente ci guarderà tutta. Ma tu qualche cosa la devi fare. Continuavo a cercare lavoro. Per risparmiare prendevo sempre la metropolitana. Ma anche quei pochi soldi che mi erano rimasti se ne stavano andando. Una sera poi...
la vista di quell'uomo mi fece salire il sangue alla testa. Sarei stata capace d'uccidere. Papà! Papà! Sono qui! La rabbia m'era svanita ad un tratto. Quell'uomo con la sua famiglia, triste e remissivo, così diverso da quello che io avevo conosciuto, mi fece una grande pena. Tornai verso casa disperata. Cominciavo ad intuire che cosa significava non avere più una lira e trovarsi sempre più sola. Andiamo? Vuoi salire? Trimita, 5.000. Su. E allora passeggia, va. 5.000 lire. Avrei tirato avanti per un'altra settimana. Bastava un sì. Come sarebbe stato facile. Come state? Io bene, e voi? Ora benissimo. Posso offrire? Venite. Allà. Allà. Generino, inseguici a passo d'uomo, eh? Prego. E volete? Grazie. Posso? La cavalleria innanzitutto. Non vi pare? Certo che camminare fa bene. Avete ragione. Sì, ma dopo mangiato. Era tanto tempo che volevo fare una passeggiata con voi. Vi ho visto crescere, Anna. Prego, prego, non facite complimenti. Appoggiatevi più forte. Siete così leggera. Sto bene così, grazie. Ma voi avete capito che faccio sul serio? Voi che ne dite? Se non volete, per tutto quello che vi è successo, vi sbagliate. Io ho dimenticato, ho messo una pietra su tutto. Non dovete avere fretta, Donato. Ma io vi amo, Anna. E vi voglio sposare. Allora, accettate. Grazie. Non vi merito, ma non ve ne pentirete. Io non vi farò mancare mai niente, mai, mai. Qualunque cosa voi mi chiederete, io ve la darò. Mettetemi alla prova. Domandate. Subito. Cosa volete? Mangiare. Come? Mangiare, tengo fame. Costunato. Avete ragione, è l'ora di mangiare. Andiamo. Venite, venite. Da quel giorno mi considerò la sua fidanzata. Era tutto felice quando poteva decantarmi le sue ricchezze. In pochi giorni mi mostrò tutto quello che possedeva. E per ultimo mi condusse qui. Saluto, pesca. E questa è la nuova pescheria che ho affittato, Credi. Modestamente li so combinare gli affari. Uè, Cicci! Tornando! State bene! Benissimo, di cura. Cicci, questa è Anna Zaccheo.
la mia fidanzata. Piacere, guarda su. Piacere. Che te ne fa? Lo zucchero. E vedrai che sposalizio dovrà venire tutta Napoli. Bravo. Amici e nemici. Auguri. Grazie tanto. Arrivederci, guarda su. Tanto pure, prego. Vedete, io già annunzio le nozze. E se voi volete, domani possiamo fare pure le carte. Vi piace? È bella assai, tutta roba mia. Ho sempre sognato un magazzino come questo. Nanni, tutto quello che è mio è vostro, ma tutto quello che è vostro è mio. Se io tengo un magazzino come questo, e poi tengo pure a voi, ma che è la cercanna? Dupata terra. Ah, andiamo, andiamo. Voglio. Totò, levaci sto ghiaccio. Eri disoccupato. E poi siamo quasi parenti. Con me farà strada, eh? Hai portato il tonno a mamma? Sì. Ti raccomando ogni giorno il tonno a mamma. Bravo. Ehi, Carmini, vieni a qua. Carmini, cammina, papà era una balena, papà. Carminina è la direttrice di tutta la mia vita. Pensa tutto lei. Carmini, Anna Zaccheo, la mia futura sposa. Ah. Qui. Piacere. E lei sì che deve lavorare. No, una donna bella come voi, sarebbe un'ingiustizia. Onnando, ma scusate pure, Onnando. Carmini, e uno arriva a un certo punto deve mettere la testa a posto, no? Ognuno però sa i fatti suoi. Carmini, col permesso di Anna, t'ha già parlato un momento. Via. Anna, Pasqua, facci vedere le bilance nuove. Iate. Come stai? Bene. E quando ritorna a casa? Non lo so. Queste sono le bilance. Ma che lì? È la fidanzata del nuovo principale. Sa che corno? Chi è stato? Sì. E ripete quello che è. Che è successo? Lo dovete rispettare. Dopo di me qua comando lui. Andiamo a fare di qua. Io. Mi sono piaciute le bilance. Questa è DL. Venite, vi faccio vedere il frigorifero americano. Venite. Ma come, tenete l'automobile e prendete a me la carrozza? E che può fare? Chi lo padrone mio è il signor? Poi c'ha pure la fidanzata. E a quella la macchina le è antipatica. Voglio tanti figli, almeno uno per negozio. E devono assomigliare tutti a voi e non a me. Nanni, aspettate, qui si muore. Nanni, che fate? Salite, Don Andò. Non è pericoloso, salite. Sì. Forza, Don Andò. È una parola. Su. Non avete paura, Don Andò, su. Mamma mia, bella. Ma la prima cosa che si fanno sono le scale. Che schifezza. E se io sapevo sto fatto qua non ci venivo. Dovete avere pazienza. Le case si costruiscono pezzo per pezzo. Dunque, da questa superficie ne potete ricavare una bella stanza per i vostri bambini. Mi piace. Architetto, dite. La camera da letto la farei qua. Sta bene. E si vedete più spazio. Bene, bene, bene. Ci possiamo mettere un bel trappeggio. Molto fine, bene, su. Bene. Poi venite con me. Il salotto lo faccio qua. Benissimo. Ci metto tante poltrone. Sapete com'è? Ci sono tanti amici. Caro mio, bisogna pensarci bene quando si sceglie una casa per la moglie e i figli. Mi è venuta una grande idea. Domani andiamo a casa vostra e facciamo un ingresso trionfale, come marito e moglie. Don Antonio, siete proprio sicuro di volermi bene? Ma come? Ma non l'avete capito ancora? Gesù. Sì. Ma voi mi volete sposare e non mi avete mai domandato quello che penso. E di che? Di tutte le cose della vita.
Pur io i miei pensieri. Ho un cuore. Ma una donna bella di fuori è bella pure di indo cuore. Io oggi porto la capa per voi. Dovete avere pazienza, don Antò. Ve l'ho detto. Forse col tempo pur io... Sì, sì, ma sposiamoci. Sentite, è un buon affare anche per voi. Sì, lo so. Io sono vecchio e non so bene. Ma tengo pure quattro negozi e tengo pure... Io ai quattro negozi non ci ho mai pensato. Voglio solo una casa mia, una vita tranquilla, come tutte le altre donne. Bravo! È così bisogna essere. Scusate. No, prego, prego. No, cano, don Antonio. E dove allora? Al marinaio chissà quante volte l'avete baciata, eppure a quell'altro. È con me... Mi è scappato. Siamo arrivati. Prego. Non vi scomodate. No, prego, accompagno. Gennari, paga la carrozza e do qualche cosa di soldi a questi ciacati. Allora, buonanotte. Fatemi entrare. Non facito quello, una donna Antonio. Saldo solo per 2 minuti. Ma no! 2 minuti, su, su. Mi mancata solamente luce. E poi sono felice. Ma io sono una povera ragazza. Tu povera? Ma tu sei ricca. Tieni questa occhia. Tieni questa bocca. Aspetta. Anna. Fammi sta così. Ma perché allora sì e a me no? Io so come Laura. Ma se ci vede la faccio immaridere. Mamma sta così. È impossibile, don Antò. Ma io ti sposo. Domani ti porto a casa. Dimana. No. Non potevo sposarlo soltanto per avere un marito. Avevo fatto di tutto per affezionarmi a lui. Per convincermi che col tempo forse anch'io, come tante donne, mi sarei adattata e rassegnata. Invece adesso capivo che non potevo rinunciare per sempre a un affetto vero e che non sarei stata una buona moglie per quest'uomo. Affrettatevi, affrettatevi, caramba. Signore e signorite, ha inizio la grande manifestazione italo-americana. Le scommesse nel prossimo incontro avranno termine fra 2 minuti esatti. Presentiamo ancora una volta al nostro amato pubblico gli arcieri in gara. Ecco voi, signori, la signorita Teresa Ferrari, iscritta alla gara col numero 1. E voilà! E ora... Dopo altri giorni di disperazione e di fame, ero finalmente riuscita a trovare un altro lavoro. Si trattava, come al solito, di un lavoro fuori dell'ordinario, come tutti quelli che capitavano a me, ma era sempre meglio di niente. Sono chiuse, viene va più. Il che vuol dire chi è dentro è dentro, chi è fuori. Si va quindi ad iniziare la gara. Mademoiselle, s'il vous plaît, à votre place. Ragazzo, dai l'arco. E voilà. Allora, Jack, guardami, ho scommesso 1000 lire in coppa a te. Via! Il numero 1 ha guadagnato 4 punti.
dei migliori cavalli della nostra. Possiamo stare un po' insieme. Soli. Attenzione! Vedo se posso avere un permesso. Volevo parlarti. L'ultima volta ci siamo lasciati male. Chi ti ha detto che stavo qua? Catena. Aspetta. In che porti sei stato? Siamo stati in Grecia. Salonicco. Una volta mi è sembrato di averti visto. Dal Filobus. Quanto tempo fa? Sarà un mese. Non può essere. Stavo ancora in viaggio. Il marinaio che ho visto io stava con una ragazza. Non ero io. È tanto tempo che non ci vediamo che quasi non mi riconosci più. Ci siamo visti così poco. Un giorno solo. Però è stato bello. Mangia qualche cosa. Ti sei fidanzata? Io? Io mi sento già vecchia. Come se avessi i capelli bianchi. Credi che io non abbia sofferto? Signori, volete niente? Fra quanto tempo ti congederai? 7-8 giorni. Vogliamo uscire? Come vuoi. Cameriere, il conto. Subito. Hai sempre intenzione di fare il meccanico? Non so nemmeno io quello che voglio fare. Una volta lo sapevi bene. Tutto per colpa mia. È andata così. Si vede che doveva andare così. Subito. No. Tu non hai mangiato niente. Lascia andare. Perché hai voluto pagare tu? Per aprire una bottega ti ci vorranno tanti soldi. Ohé, che incantesimo è, che incantesimo è, mancata nata una sirena. Scampa per me che l'ha fatta per te con erbe mara una catena boca boca si tu me siento e marna perché da quella volta non ci sono più venuta. Accendere. Grazie. Prego. Vieni al posto mio e io passo là. Ma perché? A sedere, uè. Gli rompo il muso. Lascia stare. Cumarella! Cumarella! Cumarella!
gentile richiesta di questa bella signorina, canterò ancora una volta Cummare e Cummarella. Guarda, bella, là, vai. Dovi che paparella non berdina son corre, Cummare e Cummarella stanno sempre attorno a me. Sarà pane e fanesta, si ma veda ne passa, passino la uccella fanno a gara per cantare. Perché sto sei in ballera e l'aria lo ha. Cummare e Cummarella, so bella, ma io voglio bene a stella, che bella, e poi la fondo andare, ma faccio bruia. Una là, una palla, mi porta paridiere, sotto raggio passo già. Cummare, Cummarella, so bella, ma io voglio bella stella, che bella. Canto pure tu, Marina. Una là, una palla, mi porta anche maridiere, sotto raggio passo già. Perché ti guardano tutti? Pure tu mi guardavi una volta. Andiamo via di qua. Ma che ha? Ti voglio bene, Anna. E adesso che t'ho rivisto, ti voglio più bene di prima. Che devo fare? Andrea. Pure io ti voglio sempre bene. Quando sono con te dimentico tutto. Tutto. Andiamo in un altro posto. Ho sognato tante volte che tu tornassi. Tu sei l'unica persona buona che ho incontrato. Però l'ultima volta che ci siamo visti t'ho trattato male. Sì, ma avevi ragione. Non potevi scegliere un altro mestiere al posto di quel tirassegno? No. Ho provato in mille modi. Tutti quegli uomini. Non ne conosco nemmeno uno. Non ci credo. Vieni. Americani, chi fu? Hai freddo? No. Come sono felice. Tengo camelle, chi va a fumare? Pensa, abbiamo tanto tempo per volerci bene. Scusate, un fiammifero. Marina, se avesse una gamba. Pulita, a buon prezzo. Bello, piano già. Andrei. Ma caccio di te, Andrei. Farà un buono consiglio, va. È tardi. Adesso è meglio che ti accompagno a casa. Se no, per colpa mia, devi dire sempre bugie. No, di là. Di qua. Ma come? Non è da quella parte? No. Ecco. Abito qua. Perché hai lasciato la tua famiglia? Dopo quello che era successo, non potevo tornare più nel mio quartiere. Ti faccio compagnia ancora un po'. Fammi entrare. Sì, vieni. Dammi la mano. È meglio non accendere la luce.
tanto piace, vero Andrea? È una stanza come tutte le altre. Non potevo scegliere meglio. Costa poco. Io t'avrei voluto ricevere in Tanareggia. Sei stanca? Antonio Percuoco, grossista. Chi è? Siamo stati fidanzati, ma così. Non gli ho mai dato un bacio e ancora non si rassegna. E poi? L'ho lasciato perché mi desiderava come un'azienda ben avviata. Perché eri fidanzata? Tenevo fame. Dovresti capire. Pure tu hai fatto il marinaio per bisogno. Lui mi sposava e io volevo ritornare una ragazza come tutte le altre. Senza di te non posso più vivere. Senza nemmeno un bacio. Non volevo svegliarti. È tardi, devo tornare a bordo. Non mi pare ancora vero. Non te l'ho mai detto. Avevo comprato perfino i mobili della camera da letto. Chissà che effetto mi farà i vestiti in borghese. I vestiti mi andranno tutti piccoli. André, piacerò a casa tua. Certo, perché no? Un meccanico, almeno per i primi tempi, può lavorare anche a casa, senza licenza. Così ha meno spese, non ti pare? Se ci sposiamo qui a Napoli, vedrai il lavoro che trovi. Io sono sicura che insieme avremo fortuna. Dormi adesso. Chiudi gli occhi, su. No, non te ne andare. Vengo con te, t'accompagno. Ti metteranno in prigione. Per forza. E allora il congedo? Beh, me lo danno lo stesso, che c'entra? Al massimo mi toccano 5-6 giorni di rigore. Deve essere l'ultimo. Per il congedo bisogna pensarci bene. C'è qualche cosa che tu non mi dici. Aspetta, devo stare attento.
Ah, sei arrivato. Ma te mettono dentro. Un minuto. Per piacere. Sì, ma non ti fa vedere. Che devo fare? E va innanzi a rete, che t'ha già lì. Vieni a cancello. Io voglio sapere tutto. Non ne volevo parlare. Spiegati. Certe cose uno non se le può cancellare dalla mente. Cerca di capire. Quell'uomo, l'uomo delle fotografie, perché ci sei stata? Te ne eri scordato. Ho fatto di tutto per scordarmene, ma non ci sono riuscito, Anna. Credimi. Tu sai com'è andata. Ho pagato tutto, Andrea. Guaglio, ma tu mi fai passare guai. Io lo chiudo un occhio. Ma ti possono vedere da bordo. Va a vedere che è successo. Aspetta. Va a far soffrire, eh? Una bella guaglione con babù. Anna. Non mi vuoi bene, se no capiresti. Io ti voglio bene. Tu non sai quanto. Chiunque può sbagliare. E con me allora, perché ci sei venuta? Come? Che vuoi dire? Non mi importa di essere venuta con te. Perché ti amo. Non dovevi farlo. Dovevi mandarmi via, come facesti all'ospedale. Perché dovrei rinunciare all'amore? Perché? Uè, a che vuoi a finire a gai? Vado a cambi. Lo vedi come sono fatta? Pensaci anche tu. Sposi un uomo che ti fa soffrire tutta la vita. Non mi importa di soffrire vicino a te. Ma io volevo sposare per stare in pace. Per vivere tranquillo dopo tanti anni di soldato. Non ti farei mai del male. Non ne ho mai fatto a nessuno. A me sì. Pensa al male che ho ricevuto io. Ma io che c'entro? Che colpa ho io di questo? Nessuna. Sei fatto così. Sono fatto come tutti. Anche mio padre, i miei fratelli. Ecco, vedi quelli? Anche loro sono fatti così. Siamo tutti uguali. Contro certe cose non possiamo farci niente. Hai ragione tu. Riflettiamo. Pensiamoci ancora. Addio, Andrea. Anna. Anna! Anna! Così bella e così pensierosa, signorina. Oh, signorina, ma dico, ma signorina, ma... Oh, ma è pazza, signorina, la... Stia ferma! Signorina, ma... Stia ferma!
La stanza tua è rimasta tale quale. Tante altre ragazze come me. Eppure, no, non bisogna stancarsi di vivere.